Salve amici di Mr. Salpacento, oggi siamo qui per fare un unboxing e questa volta è un unboxing di un accessorio. Tempo fa avevo fatto, molto tempo fa, avevo cambiato le guancette alla mia 1911 sostituendole con un paio di gomma rigida che vi posso dire hanno, diciamo, hanno sortito i suoi effetti, perché il grippaggio, la presa, diciamo, è stata abbastanza buona anche in fase di sparo, si sono comportate abbastanza bene, quindi l'arma si faceva tenere abbastanza in modo fermo. Mi è però sempre sorto il dubbio di cosa potrebbe essere se un'arma del genere avesse montato delle guancette comunque di polimero o non, diciamo, di gomma così soffice come sono queste qua. E l'altro giorno, cercando su un sito locale che si occupa appunto di la vendita di accessori per armi, sono riuscito a trovare un paio di guancette, diciamo, volendo anche abbastanza economiche, per un'arma del genere. Le guancette in questione, che sono in polimero, sono quelle della Magpul. La Magpul è appunto una ditta abbastanza conosciuta che si occupa della vendita, comunque della produzione di accessori per armi, e in questa fattispecie anche di guancette per pistole e anche, appunto, in questo caso, guancette della 1911. Ed arriva in una scatola del genere con il suo librettino di istruzioni per il montaggio e dentro un sacchettino vi arrivano le vostre guancette. Tutto, diciamo, qua. In modo particolare bisogna anche dire che queste guancette appunto sono abbastanza sottili e le ho scelte perché oltre anche al colore, comunque il materiale è quello che anche interessa, perché a differenza delle altre, dell'altro tipo che veniva proposto, hanno questa, diciamo, questa squamatura, mentre le altre avevano pressappoco questo motivo, diciamo, qui di punticini, che a me sinceramente non piaceva tanto. Un'altra cosa che appunto voglio dire è quella, è stata la scelta del colore di queste guancette qua. Il colore è stato anche un colore così, un po' per cambiare, ma che comunque non si allontana tanto da quella che è la colorazione della pistola. E, infatti, appunto, avevo anche pensato a comunque un colore sabbia, però alla fine poi ho preferito prendere queste qua. Allora, prima di ogni cosa, prima di lavorare sull'arma, vedete, l'arma era carica. Adesso possiamo lavorare sull'arma stessa e procediamo velocemente al cambio delle guancette stesse. Avevo anche pensato di rimontare le viti originali della pistola, vedete, sono queste qua in nero, però volendo anche considerare, ho preferito comunque lasciare questo tipo di viti perché non tanto si allontana da, vedete, dalla colorazione e della fattura dell'arma stessa. Comunque potrebbe essere un qualcosa che in futuro potremmo anche modificare.
Nel frattempo, vedete, possiamo vedere che non ci si distacca tanto da quella che è l'abbinazione dei colori dell'arma stessa, e che l'unica cosa appunto che rimane estranea, o comunque non del colore, dello stesso colore, sono il beaver tail, la sicura, le tacche di mira, la leva dell'old open e appunto il mirino stesso. Quindi poi alla fine non ci si distacca tanto. Ma come ho già precedentemente detto, è un qualcosa che comunque si può modificare sempre. Intanto, volendo prendere in considerazione le guancette, vedete, queste in gomma, che sono anche rinforzate, risultano essere molto più spesse, o comunque un tantino più spesse di quelle che stiamo andando per montare, anche se vi rendete conto che il materiale è sostanzialmente diverso, quindi questa potrebbe essere anche una ragione in più. Però quello che è molto importante è l'atto pratico, comunque la funzionalità che queste guancette avranno poi in fase di sparo. Quindi probabilmente avremo anche la possibilità di proporre un video in poligono, quindi farvi vedere anche come queste guancette siano più o meno funzionali. Intanto però, appunto, andiamo a montarle e vediamo che dal punto estetico e dal mio modesto parere queste guancette fanno la propria figura. E poi andremo comunque a stringerle un po' più, non stringere troppo, potremmo danneggiare la filettatura delle nostre viti, che sono delle viti Ed Brown, che appunto io ho comprato diverso tempo fa. Allora, vi posso dire che dal punto di vista della presa, come già detto precedentemente, queste si nota praticamente che l'arma in fase di impugnatura è più, si lascia prendere di più, viene più facile. Questo bisogna stringerlo un tantino di più, però era quella, la mia curiosità era proprio questa, come potrebbero appunto avere, che funzionalità potrebbero avere delle guancette del genere, che oltretutto anche dal punto di vista di grippaggio sono abbastanza solide. Però, ripeto, bisognerà farci un pochino l'abitudine e vedere un attimino quale sarà la differenza sostanziale, sia estetica sia anche funzionale, delle concette stesse. Che dire? Spero che il video vi sia piaciuto, vi invito a sottoscrivere, a cliccare mi piace e a fare sottoscrivere ai vostri amici. E nel frattempo, in vista di un futuro e speriamo celere aggiornamento, vi saluto e vi ringrazio.